ottobre 2016. Esatto, ottobre 2016, quindi tra un paio d'anni saremo sicuramente chiamati a fare qualcosa. Ma festeggiamo il decennale. A fare qualcosa, esatto, per festeggiare il decennale. Perché educazione finanziaria? Naturalmente questo progetto è stato condiviso con gli educatori di Your Solution e con l'Università Popolare di Cremona, perché ci siamo resi conto, la proposta è arrivata da loro, che c'è in Italia una scarsa consapevolezza di quelli che sono gli strumenti finanziari, una scarsa conoscenza. Naturalmente il tema delle competenze, quando si parla di risparmio e finanza, è un tema fondamentale, così come fondamentale è la consapevolezza delle opportunità, ma anche dei rischi che si possono correre se non ci si affida a professionisti esperti, o comunque se non si ha la percezione del pericolo a cui si può andare incontro. Non c'è bisogno di andare molto indietro per ricordare i crack dei bond argentini e dei bond Parmalat e altre situazioni di questo genere, che hanno causato danni ingentissimi a migliaia e migliaia di risparmiatori. Da qui appunto l'idea di far nascere questa rubrica, che appunto è una rubrica quindicinale, che è curata da Giusy Biondelli e da Maurizio Poli, e che ogni 15 giorni appunto tratta temi specifici legati all'attualità, ma non solo, che hanno a che fare con la gestione del risparmio e della finanza. Questo progetto si è poi consolidato attraverso l'Università Popolare, che ha pensato, a proposito di formazione, di competenze, di varare un corso di educazione finanziaria all'interno del proprio piano di studi, che è curato naturalmente sempre da Giuseppina Biondelli e da Maurizio Poli, e che ha anch'esso l'obiettivo proprio di innanzitutto trasmettere una consapevolezza, e poi naturalmente anche di formare, di trasmettere delle conoscenze anche di base rispetto a quelle che sono le opportunità, le tante opportunità che la finanza offre. Non ci siamo limitati a questo. Prima della pandemia, quando poi insomma un po' tutto si è fermato, abbiamo anche organizzato diversi eventi con l'ausilio di diversi professionisti. Riprenderemo. Ci sono serviti anche questi, oltre alla rubrica e oltre al corso nel piano studio dell'Università Popolare, per dare la famosa cassetta degli attrezzi, che è solito richiamare Maurizio Poli. E questo progetto appunto è nato nel 2016, ottobre 2016, tra poco festeggeremo il decennale, abbiamo avuto dei riscontri importanti, e naturalmente quello di formare, oltre che informare, è un obiettivo che Mondo Padano, come settimanale di informazione e di approfondimento, cerca di esperire, di praticare al meglio delle nostre possibilità, attraverso tutta una serie di rubriche che ospitiamo. Esatto, anche il ruolo sociale, anche perché ci rendiamo conto, e se non lo fa un settimanale, cioè un periodico, non so chi potrebbe farlo, che in un'epoca dominata dai social e dal web, che fa dell'informazione, no, just in time, molto superficiale spesso, anche foriera di fake news, no? o di altre informazioni non corrette, che riuscire a fornire un'informazione attendibile, autorevole, certificata in quanto fatta da professionisti che ci mettono anche la loro faccia e il loro volto, oltre che la loro professionalità, è un qualcosa che serve, che è utile. Ed è per questo, e vado anche io alla conclusione, che Mondo Padano ormai da tanto tempo, insomma, attraverso la collaborazione di tanti professionisti di valore, tra cui alcuni sono presenti questa sera, cerca proprio di assolvere a questo compito, a questa mission, possiamo dire, che ci siamo dati, cioè fornire un'informazione di qualità, in grado anche di lasciare qualche segno in chi naturalmente ci ascolta. Poi Mondo Padano ha una platea ancora più vasta, perché fa parte di un gruppo editoriale che vede al proprio interno anche la televisione e i siti, e quindi insomma attraverso questo gioco di sponda, che è la televisione Cremona 1, i siti sono Cremona Oggi,
attraverso questo virtuoso gioco di sponda cerchiamo di ampliare il più possibile e veicolare il più possibile le informazioni che trasmettiamo settimanalmente. Io ho terminato e a questo punto passo la parola ai nostri relatori. Non mi ricordo bene e se sbaglio Maurizio mi do la parola a Giusy Giondelli. Grazie.